5 minutos antes de morir. Ella me estaba escribiendo. 5 minuti prima di morire, Sara Ruschi, la giovane mamma aretina uccisa dal marito, stava chattando con l'amico argentino conosciuto online. Mi diceva che lui era arrabbiato e le chiedeva perché mi stava scrivendo. Dopo un silenzio di circa 5 ore, la drammatica scoperta. Non mi rispondeva, quindi sono andato sul suo profilo Facebook e ho visto i messaggi di condoglianze. Per me è stata come una doccia fredda. Più volte l'amico avrebbe raccolto la paura di Sara. Aveva molta paura. La prima cosa che mi ha raccontato è che era stata aggredita. Le ho consigliato di denunciarlo perché non riusciva a trovare il modo di allontanarlo da casa. Lei è andata a sporgere denuncia e a chiedere aiuto. Non gliel'hanno dato perché non aveva ferite. Secondo il racconto dell'amico, il marito, una volta scoperte le conversazioni tra i due, avrebbe minacciato anche lui. Lo primero che mi dijo es la prima cosa che mi disse è «tu morirai», mi avrebbe tagliato la gola, ma non credo che fosse geloso di me, penso solo che gli desse fastidio lasciare quella casa. L'amico ha deciso di parlare con noi per chiedere giustizia. Sono distrutto, mi manca sempre. La verità è che ancora non riesco a credere a quello che è successo. Chiedo solo giustizia, perché lei non si meritava questo. Ha sofferto molto e finire così la sua vita, senza trovare un po' di felicità, mi distrugge l'anima. Eso me destroza el alma.